Si chiama Massimo Straccini, ha 58 anni, ha denunciato il fatto che lavorando all'Amazon in un deposito a Rovigo, come faceva il magazziniere, gestiva i pacchi, non gli hanno rinnovato il contratto scaduto il 7 gennaio perché aveva denunciato la condizione di sfruttamento in cui operava, costretto a vivere in un camper nel parcheggio di questo deposito di Rovigo perché i turni troppo ravvicinati, lo stipendio troppo esiguo, non gli consentivano di affittare una casa. Ha protestato, ha denunciato questa vergognosa situazione di sfruttamento, non gli hanno rinnovato il contratto. Ho presentato un'interrogazione chiedendo ispezioni nelle sedi di Amazon per conoscere le condizioni di lavoro. Questa grande multinazionale che tutti usano perché è brava, efficiente e conveniente, non paga tasse. In Italia ha pagato meno del 2% di tasse rispetto al fatturato. Un'inezia, paga quattro soldi i propri dipendenti e questo poveraccio sfruttato ha raccontato la sua tragedia umana, nessun sindacato lo ha difeso e non gli hanno rinnovato il contratto. Questi sono i signori dei grandi giganti della rete, quelli che usiamo anche per diffondere messaggi come questi, che decidono la censura. È la stessa Amazon che dice se usi quel tipo di social non ti agevolo, ti blocco, lo fanno anche Facebook, Twitter, che dovrebbero censurare tante persone, quelli che ci insultano. Denuncio il fatto che quando io ho contestato coloro che mi hanno insultato, il dottor Abbamonte, ripeto il nome, magistrato Abbamonte, ha archiviato queste denunce. Alcune erano poi relative a messaggi con nomi e cognomi, non soltanto ai vermi che agiscono in maniera anonima in rete. Ma Amazon, Facebook, Google censurano alcuni e invece danno transito a tanti anonimi o meno anonimi che fanno azioni illegali e poi sfruttano i lavoratori. Allora, interrogazione, perché bisogna pagare le tasse? La modernità non va ostacolata, ma se tu sei un gigante della rete, paghi le tasse, rispetti i diritti dei lavoratori, perché se no la convenienza che voi riscontrate è frutto della evasione fiscale e delle ingiustizie patite come da questo signore che a 58 anni si trova nel camper e senza lavoro.